vicolo Gangaioli. Io non ci sono mai stato, adesso vediamo di più. C'è un tubo. Via dei Grifoni. Qui ci sono degli studi legali. Studio legale. La porta è bella. Che cacchio c'è qua? Università degli Studi di Bologna. Foresteria, ah, bello. La foresteria dovrebbe essere quel posto dove danno le cinture, boh, quelle cose. Boh, forse cinture. Cinture, cappelli, boh. Adesso non so, nei militari c'era un ufficio che si chiamava foresteria che ci davano tutte le robe delle divise. Archivio di Stato di che cosa, poi non si sa. Anno scuola. Questo Spirito Santo, vicolo Spirito Santo. Ah, Torre dei Catalani. Questa era una torre però piccolina, sarà alta 15 metri. Tipico esempio di casa torre, casa torre del 1200, fu proprietà della famiglia Castellani, detta anche Catalani. Conserva fuori l'imposto di mensoloni che sorreggevano le parti lignee e a sbalzo. Bella. A Bologna ce n'è 200, come torri ce ne sono. Ah, bellissima, so dove sono, questo lo so. Allora, Tigotà, niente, sono in un posto molto bello. Guarda come c'è la cresta.
Allora, sono in un posto, via da te, sì, non lo scordo sempre. Qui sono altre vasche, si chiamano vasche perché la gente viene qua, fa su e giù, anche due ore, perché c'è un sacco di ragazzi, c'è un sacco di negozi. E poi anche la gente famosa. Se giri qua un paio d'ore trovi anche dei cantanti, di tutto, perché è una via molto famosa di Bologna. Adesso si incazzano perché non vogliono le riprese. Ma adesso sono partiti dal metro e sto andando sotto. Qui sono negozi, a parte che sono stracati, però se ti metti fuori, ti invito e ti fai servire, alla fine il caffè ti viene a costare 20 euro. Meglio andare al banco e chiedere prima. Ma niente, dopo quando ti dicono 20 euro, non è che puoi dire, ah, ma devi pagare, basta. Questa è una galleria. Galleria, ristorante. Ecco, questo è San Petronio, visto dal di fianco, dalla parte destra. Allora, San Petronio, là c'è il campanile, adesso non si vede che c'è troppo sole. San Petronio è bellissima, adesso non entro perché è un casino. Guardate che vetri. Comunque niente, c'è un'immagine di Maometto, e allora niente, allora tutti gli arabi dicono no, Maometto in una chiesa cristiana non si può così, e niente, volevano farla saltare in aria la chiesa, no? Allora da qualche anno, una decina, 15 anni ci sono i militari davanti, i carabinieri, i militari, e non si può entrare più libero. Una volta si entrava liberamente. È un macello con questi armi, perché anche se c'è un'immagine di Maometto, non è che viene giù. Guarda, è grande. Vedete qui quell'angolo lì? Ecco, doveva venire tutta così, solo che non c'erano i soldi. Tipo il Duomo di Milano, tutto
con marmi bianchi. Adesso guardo di noi. Ecco, tutto in marmo bianco, invece lassù in cima non ce l'hanno messo. Ecco, quello lì è il trenino più ridicolo della storia di Bologna. Quello lì è un trenino, non so quanto costa, mai preso, mai lo prenderò. Va, fa un po' di giri per Bologna, poi va al suo saluto, fa il giro e torna indietro. Ma mica sono i bimbi, anche gli adulti si divertono come dei morti. Non ho mai capito perché. È un diesel. Tomasini. Martire. Sì. No, non vi preoccupate. Non è mai successo niente, però se succede qualcosa, una volta nel 1980 hanno messo una bomba nel peggio della stazione. Qua invece è particolare, c'è una cosa che non sa nessuno. Allora, c'è un portico e ci sono quattro angoli e quattro stalle. Se tu ti metti all'angolo, non mi ricordo di chi. Se ti metti all'angolo, guarda la gente, se ti metti all'angolo, dall'altro angolo senti la luce. Ecco, qua ho fatto un lavoro. Allora, questi qua, i commercianti, si lamentavano perché i piccioni venivano qui sotto, facevano così sporco così. E niente, allora sono venuto qua con il conteggio, una squadra di elettricisti, e abbiamo messo tutti dei diffusori che facevano quelli elettronici. Anzi, non è una frequenza che il piccione si muove, perché sennò per portare a fare un acciaio qui. Eccolo, sì. Non ricordo se è stato
perché questo qua è un posto, è un posto che niente, c'è tutto per il, quello che viene in viaggio a Bologna, così c'è biglietti, informazioni sui teatri, su e giù.